Vai. Ci troviamo nel Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, uno dei più antichi e prestigiosi al mondo. Il museo, infatti, prese avvio nel 1771 e da qui in avanti molti studiosi, esperti naturalisti e zoologi contribuirono ad accrescerne il prestigio. Uno fra questi fu Luigi Robecchi Birichetti, nato e morto a Pavia, frequentò l'università della sua città per laurearsi poi in ingegneria in Germania. Esperto geografo, Birichetti incarna perfettamente la figura di esploratore ottocentesco. L'ingegnere pavese era profondamente attratto dalle terre lontane dell'Africa, infatti fu il primo europeo a visitare in lungo e largo le regioni del Corno d'Africa, a cui poi diede il nome di Somalia. Questa parte orientale del continente africano è ancora oggi una delle più povere al mondo. Birichetti, infatti, si dedicò molto anche alla lotta contro la schiavitù, arrivando perfino ad adottare un ragazzo somalo, che portò poi a Pavia. Nel 1888 partì da Zeila, attraversando la Dankalia, giunse ad Harrar. Visitò anche tutta la regione dell'Obbia. Durante questi suoi viaggi realizzò un gran numero di fotografie e cartografie, anticipando i più moderni documentari che possiamo oggi vedere in TV. Raccolse anche una vasta quantità di reperti che alla sua morte donò al Museo di Pavia, dove anche voi oggi potrete trovare le incredibili collezioni di ragni e scorpioni, varie specie di coleotteri, numerosissime conchiglie e l'agama Robecchi, chiamata così proprio in onore del suo scopritore, insieme ad altri numerosi oggetti e collezioni raccolti in oltre 30 anni di avventurosi viaggi.